Ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata delle uscite videoludiche, puntata natalizia, come potete vedere dai due babbi natali sulla mia testa. Oggi, ragazzi, vi faccio gli auguri in ritardo di Buon Natale. Dovevo uscire una puntata del TG Games Limited speciale, che è saltata. Dovevo uscire una puntata venerdì scorso, che è saltata pure, ma in questa puntata, che tra l'altro è cortissima visto che abbiamo mezzo foglio di uscite questo mese, vi dico anche qualcuna delle notizie che dovevo uscire nella scorsa puntata del TG Games Limited. Quindi facciamo un po' e un po', e poi ci saranno anche le uscite cinematografiche, che in altro poco sono più delle uscite videoludiche. Ma cominciamo appunto con le notizie che dovevano uscire nella puntata di venerdì scorso del TG Games Limited. Come sapete, è venerdì, escono i giochi di Limited Run. Dovevano uscire due giochi, ovvero ADK Damashi, che avevamo comunque annunciato due settimane fa in arrivo su PlayStation 4, questa compilation con giochi Neo Geo prodotti da ADK. Questa compilation è uscita venerdì, è uscita sia in versione normale che in Classic Edition. La Classic Edition è andata a ruba, per fortuna sono riuscito a prenderla al volo, proprio al limite, e è ancora disponibile al momento in cui sto registrando la versione normale. E poi il secondo gioco in uscita era Rocket Beards 2, sia su PlayStation 4 che su PlayStation Vita. La versione PlayStation Vita è andata a ruba, quella per PlayStation 4 è ancora disponibile, questi due solo in versione normale. E poi, altro gioco che vi dovevo annunciare nella puntata, che comunque vi avevo preannunciato due settimane fa, era Lord Runner Legacy per Nintendo Switch e PlayStation 4, che invece era disponibile da Strictly Limited, che è ancora disponibile sia in versione normale che in versione da collezione, sia per Nintendo Switch che per PlayStation 4. E sotto vi lascio i link di tutti questi giochi, almeno di quelli disponibili, se qualcuno li vuole ordinare. Quindi abbiamo fatto un riassuntino di quello che ci doveva essere nella puntata, di quello che, diciamo, erano le notizie attuali della puntata del venerdì. Poi c'erano altre notizie che vi darò nella prossima puntata del TG Games Limited, che sarà questo venerdì, o comunque appena uscirà qualcosa di interessante. E cominciamo invece la puntata delle uscite videoludiche di gennaio. Sono veramente poche questo mese le uscite, però ci sono un paio di collector, ci sono un po' di cose interessanti. Quindi cominciamo il 3 di gennaio, quando arriverà per Nintendo Switch Brian Training Dr. Kawigama per Nintendo Switch, appunto, questa nuova edizione del Brain Training del Dr. Kawigama, che supporta qualcosina in più, tipo c'è il sensore di calore laterale del pad di Nintendo Switch, che viene utilizzato per esempio giocare alla morra cinese. Comunque ci sono tante cose spiziosine in più, all'interno della scatola troverete anche una pennetta, quindi potrete finalmente utilizzare una pennetta su Nintendo Switch, che è sempre utile. Quindi ragazzi, ricordatevi il 3 di gennaio. Poi, qualche giorno dopo, il 9 di gennaio, arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC AO Tennis 2. Ennesimo gioco di tennis che uscirà sia in versione fisica che in versione digitale, e per i sistemi che lo supportano avrà la compatibilità con i sistemi di movimento, tipo su Nintendo Switch o su PlayStation 4 col Move, si potrà giocare in modo più reale. Poi, sempre il 9 di gennaio, arriverà la versione PC di Monster Hunter World Iceborne, l'espansione per Monster Hunter World, che finalmente, dopo essere uscita su console, arriverà anche su PC, naturalmente solo in versione digitale.
Poi andiamo più in là, il 16 di gennaio arriverà la versione Nintendo Switch di To The Moon, questo JRPG classicissimo con una grafica 16-bit che arriverà sulla console Nintendo solo in versione digitale, ma sicuramente ci sarà anche una versione fisica da qualcuna delle varie catene che poi lo producono in versione limited. Probabilmente uscirà proprio nel mese di gennaio, quindi seguite il TG Games Limited così vi avviserò. Poi il giorno dopo, il 17 di gennaio, è il giorno dei titoloni AAA, perché arriverà il primo titolone AAA di questo mese, ovvero Dragon Ball Z Kakarot. Questo è un nuovo capitolo di Dragon Ball Z che si annuncia molto, molto entusiasmante, e che arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC, sia in versione fisica che in versione digitale. E attenzione, perché questa sarà proprio la prima collectorazza di questo mese, collectorazza che non costa neanche poco, infatti mi sembra che costi sui 300 euro. Comunque è veramente una bellissima action figure con Goku che vola sulla nuvola mentre viene seguito da un dinosauro, veramente bella, un po' cara. Magari se più in là Bandai farà qualche offerta la abbasserà di prezzo, poi la prenderò anch'io, per il momento io salto. E poi, sempre il 17 di gennaio, altro titolo molto importante in uscita questo mese, arriverà in esclusiva su Nintendo Switch, e sarà Tokyo Mirage Session FE Encore, nuovo capitolo di questo gioco di ruolo che mischia praticamente i personaggi di Fire Emblem e i personaggi di Shin Megami Tensei in un unico gioco di ruolo, con una grafica molto interessante, già uscita su Wii U. La versione precedente, non so se questa è proprio un'espansione o essere lo stesso gioco con qualche cosina in più aggiunta, infatti si chiama Encore. Comunque è molto interessante per chi non l'ha giocato, ma anche per chi si vuole fare questo gioco in versione portatile, perché è veramente un bellissimo gioco. Poi il 21 di gennaio arriverà su PC Temtem, che praticamente è una specie di gioco alla Pokémon, con il vostro personaggio che gira all'interno del mondo, cattura gli animaletti e li fa combattere contro gli altri avversari, e arriverà su PC solo in versione digitale. Sempre il 21 di gennaio poi arriverà su PlayStation 4 e Xbox One Moon of the Darkness, un survival horror in prima persona ambientato in un mondo futuristico, ambientato sulla luna praticamente, molto molto interessante, che io pensavo fosse per dispositivi VR, invece no, non è per dispositivi VR, forse hanno preferito tenere una grafica più elevata e non utilizzarlo su dispositivi VR, almeno io non ho letto da nessuna parte che si possa utilizzare su dispositivi VR. Comunque è un gioco in prima persona e uscirà sia in versione fisica che in versione digitale. Qualche giorno dopo, il 23 di gennaio, arriverà su PlayStation 4 Rugby 20, ovvero Rugby 2020, capitolo aggiornato di questo gioco di rugby che non ha una grafica proprio eccezionale, non è proprio al passo coi tempi, però almeno ha tutte le squadre aggiornate sia nei vari campionati che appunto nelle nazionali, arriverà sia in versione fisica che in versione digitale. E sempre il 23 di gennaio arriverà la prima espansione per Kingdom Hearts 3, che si chiama Remind, questo nuovo DLC che arriverà in anticipo su PlayStation 4 e naturalmente uscirà solo in versione digitale. E infine, sempre il 23 di gennaio, arriverà il nuovo gioco dedicato a The Walking Dead, che si chiama The Walking Dead Saints Sinners, e che praticamente, questo sì, è un gioco per dispositivi VR, infatti è una specie di spara tutto in prima persona, survival in prima persona, in cui dovrete uccidere orde di zombie con la stessa grafica delle avventure grafiche che abbiamo già visto di The Walking Dead. Si potrà inizialmente uscirà appunto il 23 su PC per i vari dispositivi VR per PC, e successivamente lo vedremo anche su PlayStation 4 VR. Per il momento è solo su PC e solo in versione digitale. Poi il 28 di gennaio, altro titolone in uscita questo mese, in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One, è Pillars of Eternity 2 Deadfire, bellissimo gioco di ruolo alla Diablo per capirci,
e che uscirà poi anche su Nintendo Switch. Per il momento arriva su PlayStation 4 e Xbox One sia in versione fisica che in versione digitale, e naturalmente anche questo sarà accompagnato da una bellissima Collector Edition. Quindi ragazzi, due collector in uscita per gennaio, quindi se siete collezionisti come me, segnatevele. Io ormai ho deciso di rimandare tutte le collector in recuperi, così dopo quello che è successo quest'anno tutte quante si sono dimezzate o quasi un quarto sono venute a costare. Io l'ho pagato tutto a prezzo pieno, proverò quest'anno a fare tutti i recuperi. Poi sempre il 28 di gennaio arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC Journey of the Savage Planet, un'avventura in cui voi dovrete esplorare un pianeta inesplorato, appunto, con una grafica molto bella, stile quasi cartone animato, e che arriverà sia in versione fisica che in versione digitale su PlayStation 4, Xbox One e PC. Poi il giorno dopo arriverà una nuova espansione anche per Warcraft 3 che si chiama Reforged, e che arriverà su PC sia in versione fisica che in versione digitale. E quest'anno non ci sono collector come ogni anno da parte di Blizzard, però almeno non ci sono collector da noi in Europa. Però in Cina, ragazzi, in Cina uscirà una bellissima collector con una bella action figure. Quindi ragazzi, se vi aspettate una collector di questo gioco, dovrete prenderla in qualche mercato parallelo, forse da PlayAsia ci si trova ancora. Quindi ragazzi, la collector è uscita solo in Cina quest'anno, quindi chi la vuole la deve cercare così. E poi questo mese dovrebbe uscire anche Darwin Project su PlayStation 4, Xbox One e PC, questo nuovo gioco multiplayer competitivo tipo Fortnite, in cui però la fanno da padrone le magie, che ancora non è stata la data non è stata data la data precisa, ma dovrebbe uscire in questo mese di gennaio. E come vedete, questo mese le uscite sono veramente pochine, ci sono diciamo due titoli AAA, un titolo importante, un paio di collector, ma niente di più. Meno male, così possiamo recuperare cose che ancora dobbiamo prendere. E poi ragazzi, naturalmente vediamo quelli che saranno i film in uscita questo mese. Non ci sono anche qui titoloni importanti, vi segnalo qualcosa di interessante, ma proprio di importante non c'è nulla. Cominciamo proprio il primo di gennaio, quando arriverà il nuovo film di Checco Zalone, che si chiama Tolo Tolo, che praticamente sarebbe Solo Solo detto da un bambino. Comunque è un bel film che tratta argomenti importanti in modo ironico, quindi ragazzi andatelo a vedere perché sembra un film molto interessante. Poi il 9 di gennaio arriverà Piccole Donne, ennesimo capitolo di questo film ispirato dal romanzo di Louisa Amy Alcott, che è praticamente stato fatto in tutte le salse, in cartoni, in film. E questo nuovo film con un bel cast tutto femminile, interessante, magari andate con la vostra fidanzata perché sembra un film anche questo interessante. Poi un bel po' più in là, il 23 di gennaio uscirà 1917, ennesimo film di guerra, questa volta ambientato nelle trincee durante la prima guerra mondiale. Anche questo è un bel film d'azione che vi consiglio di andare a vedere. E poi sempre il 23 di gennaio uscirà anche 47 metri Engaged, che è praticamente un film horror ambientato nel mare, dove ci sono degli squali che cercano di mangiare i protagonisti. Quindi ennesimo film di squali, che sembra anche questo abbastanza interessante. Poi sempre il 23 di gennaio, quindi dovrete scegliere, massimo penso che ne potrete vedere due, uscirà anche un bel anime, ovvero Doraemon Nobita alla scoperta della luna. Se siete un fan di questo gattone blu, sappiate che il 23 esce un nuovo film dedicato a lui. Poi a fine mese, il 30 di gennaio, esce il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, incredibile, che si chiama Odio l'estate, ennesimo film comico, sicuramente sarà molto divertente anche questo. Poi sempre il 30, altro film horror sempre ambientato nelle profondità marine, che si chiama Underwater. Questo non sono proprio squali, ma proprio nel profondo, nel profondo del mare, con
esseri ancora più spaventosi. E infine, sempre il 30 di gennaio, uscirà il nuovo film di Robert Downey Jr. che si chiama Dolittle, che praticamente è ispirato a questo personaggio che parla con gli animali, anche questo più per bambini. Comunque vogliamo vedere, dopo tutti questi anni che questo attore ha interpretato Iron Man, vediamo come se la cava in un altro ruolo. E con questo, ragazzi, è tutto per questa puntata natalizia degli ultimi arrivi. Ci vediamo tra qualche giorno con la nuova puntata degli ultimi arrivi. Ci sono delle belle cose da vedere, soprattutto tra gli extra, ragazzi. Questo mese ci sono degli extra veramente ultra eccezionali. Non è un'altra televisione, ma è qualcosa di altrettanto grosso, che ancora non ho visto in azione, ma spero che almeno a gennaio riuscirò a metterlo in moto. E ne approfitto, dopo avervi fatto all'inizio gli auguri di Natale, di farvi gli auguri per un felice anno, un anno che sia pieno di gioia, pieno di amore, ma come ho già detto, che sia pieno di videogiochi per tutti quanti. E con questo è tutto, ragazzi, alla prossima, ciao ciao! Salve ragazzi! E che cazzo di minchia di cazzo! Salve ragazzi! Benvenuti a questa nuova puntata delle uscite natalizie, puntata... Che cazzo sto dicendo? veramente bello pesante come gioco, che uscirà... E il vento... che... Cazzo c'è scritto qua? Del TG... Del... E...